Buonasera. Live extra. Fighissima. E perché dico fighissima? Ok, sto cercando di andare un po' troppo veloce. Ho definito fighissima la live non semplicemente perché ci giocheremo a Nier Replicant, ok? Questo è solo interessante per me, eccitante per ragioni che ancora appunto non ho introdotto. Quindi non posso definirvi la live fighissima finché non ve ne parlo un momento. Allora, partiamo dal presupposto che voglio dare a tutti il più caloroso e sincero benvenuto. Benvenuti a tutti. E abbiamo un weekend con live extra, che significa ore di sonno in meno per me e l'Anima Oscura 3. Attraverso l'Anima Oscura 3. Quindi si prendono due piccioni con una fava, solo che uno è portatore di malattie. Ragazzi, benvenuti. Grazie dell'entusiasmo. Welcome back a Dona, Akira Fudo, grazie del dono, e Brody Giugiola Zelink. Grazie e benvenuti nella Covenant. Ok, sta diventando sempre più spontaneo parlare di Covenant. Può funzionare. Per quanto riguarda invece ciò che state sbirciando a destra, questo è un roguelike next gen. Tra l'altro con un budget piuttosto interessante. Domani alle 17 lo proviamo. Ma oggi non cominceremo Nier Replicant. Continueremo Nier Replicant. Perché poco fa ho registrato il suo spirito del fanboy, in cui lo inizio e ne discuto un po'. Ne discuto un po'. In quanto, ovviamente, siamo dinanzi a quel videogioco che nel 2010, in mezzo a titoli di un'importanza e qualità stratosferica come Xenoblade, ha invece subito delle belle stroncate. Perché comunque lo sappiamo tutti, tutti sappiamo che al di là di quello che effettivamente è il sistema di sviluppo che ha subito questo multimediale franchise, no? Sappiamo tutti che la qualità dei singoli videogiochi è sempre stata piuttosto mediocre rispetto alla loro componente ludica, no? Sì, cioè non è un caso che si dica grazie Platinum Games per aver reso Automata anche un gran bel videogioco, no? Altrimenti c'era la componente narrativa, musicale, stilistica, autorale, tutte cose che da sole però non possono creare un videogioco completamente coinvolgente, no? Tanto che a me i Drakengard spaventano a morte. Mi spaventano nonostante la mia curiosità di affrontarne completamente la componente, appunto, di racconto, di sinergia con la multimedialità di Yoko Taro nei teatri, nelle opere, novel e così via. Infatti, io qua ve lo dico, ve lo ripeto, da persona che li ha finiti non giocarli, e invece mi farò del male a costo di soffrirne perché per me è cultura a questo punto. Per me è cultura. Non sottile in realtà, piuttosto importante, perché studiare questo autore e il fatto che abbia costruito dei videogiochi così passionalmente, indipendentemente dall'incapacità di poi avere la chance di renderli buoni, è preziosissimo. E infatti, io ve lo dico, un giorno, mano sul cuore, qui su Sutorima faremo tutto. Tutto il lavoro di Yoko Taro, comprese le cose multimediali, se non sono copyrightabili. Ok? 15 anni è una buona stima. comunque, vedremo.
farà parte di quei progetti alla Resident Evil saga, no? Ci vorrà del tempo, ma lo faremo, perché poi vorrò fare un video unico. Voglio fare un video unico in cui parlo di cosa ne penso, analizzandolo, il processo creativo di Yokotaro e cosa è arrivato a fare, no? Detto questo, io ho già fatto l'introduzione, che vedrete uscire su YouTube presto, e vorrei stasera, per un po', completamente blind, a livello 1, e con 100 monete d'oro, un'arma iniziale senza nome, e a difficoltà normale, perché non mi stavo particolarmente andando a infilare in challenge particolari, perché non conosco il gioco e ne mi interessa a questo punto toccare quella categoria di gameplay. E è anche la prima volta che sto osservando questi menu. È in tutto e per tutto un JRPG. Carino. La distanza della telecamera. Oh. Oh. Suoni molto Silent Hill like, no? Combattimento automatico. Puoi utilizzare la modalità di combattimento automatico solo quando giochi a difficoltà facile. Puoi cambiare il livello di difficoltà nel menu impostazioni che trovi nella schermata iniziale. Ah, vedi. C'è persino l'auto battle. Comunque. Allora. Guardate di prima acchito, prima che probabilmente, immagino, parlo da blind, ma prima che probabilmente delle fetch quest ci ammazzino l'anima. Guardate che feeling pazzesco all'ambientazione di questa Remaster Plus. Quanto è genuinamente ispirante. Cioè, guardate, guardate, vi faccio vedere, provo a correre. Guardate il mulino, guardate il villaggio che si nasconde là, la possibilità di raggiungerlo. Ci saranno negozi, NPC, cose belle. Ed è tutto fluidissimo, ovviamente, anche perché comunque lo sto giocando su PlayStation 5. E mi dà speranza. Mi dà assolutamente speranza e purtroppo non ho mandato pubblicità, anche se avrei dovuto. E insomma, sono abbastanza sicuro che Nier, con i problemi di fama che ha, a un certo punto mi spezzerà il cuore in certe cose. Ma quello che ho visto per ora mi ha ovviamente incuriosito e incantato. Guardate per esempio che cosa succede. Guardate che cosa succede se entro in casa. È molto sbiadito, ma questa forma di nebbia e di mancanza di palette forte dei colori per ora mi piace, è stile. È uno stile che può non piacere, ma non mi stanca, perché non mi permette di vedere male, non mi causa una visibilità bassa. È semplicemente un mood, vediamo. È una scelta, esatto, però guardate che cosa succede se entro in casa. Se lo fa, Sì. Allora, io sono scemo in certe cose, Magari mi sovraeccito. Ma è fichissimo. Adoro questa cosa. Adoro questo stile degli interni. E mi chiedo se verrà utilizzato di più, se verrà contestualizzato anche magari in fasi di gameplay. È figo, no? È carino. Esatto, è molto rilassante. È molto rilassante, però bisogna vedere se poi il gioco è davvero rilassante o se diventa un parto. È esagemellare. Non lo so. Da quello che, diciamo, sento in giro, è ovviamente il vecchio videogioco in Remaster Plus, quindi avrà chiaramente dei limiti pazzeschi. Ma quali sono? Io non li ho scoperti ancora. Li scopriremo insieme, mano a mano che lo giocheremo. Oggi e la prossima volta abbiamo questa sorta di one shot divisa in due, perché esce, perché c'è, e quindi voglio dare perlomeno un minimo di first look, no? Però ho giocato solo l'introduzione, tra l'altro, di cutscene e prologo. Prologo che sicuramente non è ancora finito. E no, no, sono
Sono belle animazioni, fa molto Automata, tra l'altro. Cioè, chi ha giocato Automata riconoscerà tanto anche solo delle animation, sì, vabbè, delle animazioni di corsa, eh. Cioè, ci siamo. Allora, vediamo un po'. Vediamo un po'. Se avete l'audio stonato dovete aggiornare perché c'è Twitch che avrà fatto qualche dispetto. Io non so se e quanto varrà mai... Non ci credo! Morning. Hey, Devila. You keep running around like that, you're gonna trip and fall on your face. I think I'll be okay, but thanks for the warning. I know Yona means everything to you, but don't overwork yourself, right? Io ho seri dubbi su questo personaggio a livello di narrativa, però. Carino. Allora, forse non è solo un bardo, sarà un personaggio? Ma parlare con questi NPC. Cioè, siamo onesti. Parlare con questi NPC avrà un ruolo o è solo per context? You know the junk heap in the northern plains? It's a dangerous place, but it's famous for the valuable ores you can mine. Quasi strano vedere questi personaggi doppiati. Non sembrano essere abbastanza importanti, cioè è una spesa di budget non esattamente trascurabile. Ok. If we turn this entire plaza into a field, we could probably improve our food supply situation. Il nostro obiettivo è andare alla X rossa, ovviamente, che è una biblioteca. Però l'idea di avere a che fare con dei negozi, io sono a dir poco blind. Questo è il villaggio di Maiku, tra l'altro. A me mi incuriosisce molto il fatto di poter aver di aver potuto dare un nome al protagonista. Posso... Maiku. Va bene. I hear that wolves show up a lot in the desert. Mi hai salvato tu la vita? Ok. Perfetto. Curioso che ti permettano di saltare solo per farti annegare, ma va bene. Va bene, it's a choice. Quindi non saltiamo. E mi domando a questo punto se c'è pure il doppio salto. Oh, ma siamo una lepre. Ok, quindi non si può. Sembra un gioco concettualmente vecchio o mi sbaglio, Mike? Nier è un gioco che uscì con concetti molto vecchi già nel 2010, ma con una direzione artistica e qualche chicca di design che gli ha permesso, visto il tocco autoriale di Yoko Taro, di crearsi una nicchia. Ma è chiaramente un gioco
che ha un groppone piuttosto pesante sulle spalle. E non di quelli, ah, la storia del videogioco, perché è una piccola finestra su qualcosa di preziosissimo, ma di non esattamente eccezionale. Cioè, bisogna giocarlo per poter fare una... farsi un'idea di giudizio. Però da quel che vedo, da quel che so, più, cioè, probabilmente a un certo punto si attiva, si accende la scintilla, ma fino a quel punto potrebbe essere terribilmente frustrante e lento. Io ho paura di avvicinarmi a quel momento, perché per ora, ovviamente, da giocatore che ama i JRPG, è... Sì, mi sono scesi gli HP. A negare, evidentemente, lo ha stancato. Ah, però quindi si può salire, eh? A me mi piace moltissimo vedere... Ecco, questa è una cosa che mi piace tanto. Cioè, la mappa visibile in questo modo, con questa foschia che non è occultamento di visuale, ma vera e propria nebbiolina, mi piace. È rilassante, molto rilassante. Fa un po' Ico come design, sì. I wanted to become a rich man for my girl. Guess I'll just have to save up... E perché lo dice a Maiku? I don't need money. Just being with him makes... Vabbè, non è... No, ok. Allora, diciamo che il... Posso? No. Appunto, diciamo che trovare le erbe medicinali in giro, solo le erbe medicinali, mi ha già rattristato tantissimo. Speravo di trovare ultima weapon cristallizzata da poter sbloccare con un Omega da combattere nel fondo dell'acqua attraverso un'abilità speciale che potrò sbloccare soltanto comprando una determinata password dal negoziante confuso che mi chiederà di trovare il gatto su un tetto. Scusate lo spoiler di Nier, che l'ho già giocato. Posso? No. Allora, vediamo se possiamo derubare i popolani. Carino. Tra l'altro, guardatelo lo spirito del fanboy quando esce, perché ci sono alcune considerazioni sul protagonista e sulle sue animazioni che non voglio spoilerarvi, ma che ho fatto in blind all'inizio. Make sure you stock up on necessities before... Ok, abbiamo cure di diverso livello. Mappa strada orientale. Ah, le mappe si comprano? 10 monete d'oro, no? Come back anytime. You aren't out hunting today? Ehi, come hai fatto ad arrivare fin qui così presto? Complimenti per il push-up, signorina. Ma come ha fatto? Stava con il tizio all'albero, no? Ok, vediamo un po'. Qui abbiamo oggetti qua. Why not fill your gar- Oh no. Oh no. Oh no, oh no, oh no. I hope you... Oh no. Oh no, 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 non cominciamo, non cominciamo. We've got some nice material. Per carità, non cominciamo. Ok, questi sono materiali di crafting. Thanks. Ragazzi, io ve l'avevo detto che c'era questo rischio. We've got some... Oh no. Come back. Ragazzi. Ragazzi. Sì, è un action RPG. Welcome. Welcome. Ok, non parlo con te, parlo con lui. Welcome. We've got a wonderful... army. Cosa? Guardate, scusate, lo sto occultando. Guardate. L'arma flagello, che è pesante, questa è una differenziazione che era anche presente e sarà presente in Automata, offre un bonus della potenza magica del 40%. Cioè non è un valore, come appunto l'attacco che passa da 100 a 172. Aumenta in percentuale la potenza magica. Mi sembra impegnativo come buff.
Poi per carità, da 100 a 172 è il 72% di potenza in più, ma parametrica. Quindi il 172 di arma potrebbe risolversi poi in 10 danni in più in base alle difese dell'avversario, ma il 40% di potere magico complessivo non significa... Beh, oddio, no, in realtà è equivalente. È equivalente, vedremo. Basta erbe medicinali, ho capito. Grazie Matteo, di cuore, Gianvithor. Anche a te, Maurizio, grazie di Peter. Raul Steel Magere, benvenuto insieme a Seven Mystery. Grazie. Va bene, io credo che non sia in realtà il caso, assolutamente il caso, di esplorare più di tanto. Io sono curioso di vedere se la situazione ci permette di capire com'è il vero e proprio gameplay una volta raggiunta la biblioteca e probabilmente l'avanzare un po' del prologo. Intanto vi leggo. Grazie Maurizio, che parole meravigliose. Let's go. Grazie. Allora, vediamo un po' che cosa succede in libreria. Ah! Wow! È molto rilassante l'ambientazione, vero? Grazie Gianvi. Grazie e benvenuti. Vediamo. Non so se ci sono incontri casuali. In caso sicuramente non sono all'interno di arene istanziate. Ok, noi quindi comunque... Tra l'altro... particolare questo protagonista. Visiting Popola again? Popola è la bibliotecaria. I'm coming to see you today, Popola. Ok, questo è probabilmente uno stalker. È un Souls-like. Oggi Devola. Ah, Devola è. Devola era la. La cantante. Abbiamo un po' di cultura qui. Quanti? Non ho capito se siamo un maschio che sembra una femmina o una femmina che sembra un maschio. È molto androgino il protagonista, ma è un maschietto. È un maschietto con un viso un po' effeminato, un viso dolce, no? Molto morbido. Ma è maschio, assolutamente maschio. Non avete ancora sentito la sua voce, ma è maschio. Quindi... esatto, Devola e Popola, almeno come citazione, sono presenti anche in Automata. Non facciamo spoiler, ma sono presenti e credo che fossero anche super importanti. È molto giovane, sì, sì. Seems like people did nothing but write books in the old days, and I can't read them either. They're all written in funny languages. Capito, non è che se sei un analfabeta devi criticare chi prima aveva più cultura di te nel passato, no? Mother and father are very busy, so I have to watch my little brother. But I don't mind. He's pretty cool, and we like to come here and look at the book. Posso? No. Comincio a pensare che Automata sia più legato a Nier di quanto pensasse. Sembra un sequel molto più diretto e... congruente alla narrativa originale di quest'opera di quanto non si potesse pensare inizialmente. Non si corre in biblioteca, touché, però c'è la mappa, anche interna. Eh sì, questo è il Nier non Gestalt, esatto, è la versione giovane con la sorella al posto della figlia, giusto? Scusa. Popola asked me to organize the books, but I had no idea there were so many. I never should have taken this job. Anch'io mi sono stupito una volta entrato in biblioteca. Ok, vediamo. Quanto è veloce. Ah. Good morning. How's Yona doing today? Her cough's still pretty bad. That's worrisome. I know. I keep hoping she'll at least get a little better, but I don't know. I feel like I'm failing her.
Oh, stop that. You're the finest brother a girl could hope to have. Anyway, I was hoping you might take care of this for me. I got a request from someone in the shopping district. They need you to get some mutton from the northern plains. Got it. Since you're going to the plains, trust me. Cominciamo. Oh, would you mind purchasing 3 medicinal herbs from the client while you're at it? Lo sapevo. Lo sapevo. I use my... Here's some... Lo sapevo. Well then, bye. You don't have... It's okay. Perfetto. Thanks, Popola. What's this all about? Just the way you and the other villagers always take care of us. We really appreciate it, is all. Think nothing besides. Everyone here wants to see Yona healthy and happy. So hang in there, okay? I will. Wow. Okay. Let's begin. Come direbbe un certo pilota. Yona? Oh, hey. Yona, you're supposed to be in bed. See, now your ribbon's all undone. I'm sorry. I just thought I'd see if the library had any books about how to cure my sickness. Yona. Look, don't worry. You're gonna be fine. You just need to eat and rest. If you take good care of yourself, you'll get better. You really think so? I know so. Anyway, I've got work to do, so I need you to head home. Deal? Deal. We have got work to do, ragazzi. Ok, lo schermo esplosivo bianco quando apri un'area che c'è caricamento è bruciante. People say the world is dying. Populations continue to fall. A plague and disease run rampant. If that wasn't enough, monsters called Shades now roam the land as well, threatening our very lives. But I can't let any of that distract me. My sister is sick, and my only goal is to ensure that the two of us survive. It's not easy for a pair of kids to live on their own. But the villagers have been kind to us, and despite everything, somehow I feel like we're gonna be okay. We have to be. There's no other choice. Beh, è il momento di andare a compiere un certo percorso di questing. Vediamo come. L'ambiente comunque sembra essere terribilmente... Ah, ma questo è il diario di Yona? Voglio cucinare delle prelibatezze per Maiko. Ho in mente una nuova ricetta segreta. Oh, che dolcezza. Quindi questa è una mappa di gioco con possibili incontri. Quelle saranno le icone dei mostri. Vediamo un po'. Ah no, sono pecore. Beh, immagino che le pecore queste siano i cattivi, sono creature da trucidare. Non i maiali, non le galline, ma le pecore sì, perché sono intrinsecamente malvagie. Va bene, lo capisco. Certo che la componente musicale è talmente in continuum, no? Con Automata, che è meraviglioso vedere come abbiano un eco l'uno dell'altro. E vai nella pianura settentrionale e cerca del montone. Va bene. Grazie, Fox. Wow, che meraviglia. Grazie di cuore del dono e delle parole, che sono sempre una combinazione importante. Messe insieme così valorizzano tantissimo. Ok, allora. Sei tu un montone? Non posso guardare! Non posso guardare! Perché c'è tutto questo sangue? È un pezzo di montone quello a terra lì? È un pezzo... Perché c'è tutto questo sangue? Perché cos'è? Ma per che motivo c'è? Ma perché c'è tutto questo sangue? Grazie Mark Hunter. Round Infinite. Adoro. Che bello che sei.
Ah, ok, però non vengono mutilati. Ok, ok. Ma danno anche punti esperienza, eh? Ho trovato del montone, ne mancano tre. Ok, ok, è meno traumatico di quanto pensassi. Ehi, tu! Beh! Hai un futuro da pastore, ragazzo. Quindi devo già smettere di giocare. Va bene. Antica civiltà? Quanto antica? Forse una generazione, nulla di particolarmente lontano, ma... potrebbe in realtà essere molto più anziano di quanto non sembri. Prendine 10 se vuoi. Ah, c'è un premio se esageri un po' con la richiesta. Mi piacciono queste cose. Beh, dipende da... No, non fai abbastanza, vero? No, non ci arrivi. Ho capito, ma era solo per provare. Sono passati 1400 anni dalla cutscene principale, ma questo non significa che queste costruzioni siano originarie di quei 1400 anni, no? Cioè, non per forza, non è una cosa da collegare per forza necessariamente. Potrebbero essere costruzioni del villaggio di un'epoca diversa dai 1400 anni, cioè... Anche perché se per questo ho anche dei seri dubbi, visto che nella cutscene principale iniziale del prologo giochiamo Maiko e Yona. E quindi ho anche seri dubbi che siano veramente loro. No, no, Automata è un sequel. Allora. Lana, ma io non voglio la lana. Voglio altro montone. Allora. Mike, non fare domande a cui potresti ricevere risposta. Smart. Questo... avete ragione. Avete ragione. Ah, le impronte! Cosa? Avete visto? Guarda come corre, guarda come corre. Ah, abbiamo proprio IA avanzata. Ah, attenzione. Ah, proprio, eh. Ombre, si chiamano ombre. Di cosa? Non vedo una barra dell'esperienza, sarà nascosta nel menu. Ma le impronte di sangue quando uccidi il montone? Level up, mi piacciono i level up. Guardate, ho già in mente di aggiornare un po' le ricompense dei punti Feller. No, in effetti è pericoloso. Molto pericoloso. L'utente in chat, recensori o marchettari, il cui nick già mi ispira un comportamento, mi scrive, vi scrive, perché si meraviglia di ste cose? Boh. C'è da meravigliarsi. Non per tecnologia, creatività, risultato tecnico o videoludico. C'è da meravigliarsi perché il mood estetico del gioco non implica che tu, combattendo contro un animale erbivoro,
debba vedere schizzi di sangue che manco Bloodborne e calpestarne le carcasse provochi una scia di sangue a terra, perché non è GTA. Non è uno stupirsi del fatto, oh mio Dio, sono riusciti a creare le impronte del sangue, come hanno fatto a creare le impronte? No, è perché hanno deciso di metterle. È singolare, è diverso, non è ortodosso. Per quello mi sorprendo. Tutto qua è una questione di dettagli, non stupefacenti perché tali, ma perché decisi di essere inseriti. Va bene, andiamo a portare il montone. I can't even go hunting in peace anymore. No, non mi meravigliavo in negativo, mi meravigliavo in analisi. Allora, time to get this meat to the shopkeeper. No, 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 Maiku. La caccia vera è trovare i mob che ti danno esperienza, non uccidere i montoni. Posso portarla con me? La trasciniamo tipo item. Così almeno ci canta durante l'esplorazione. Attenzione, c'è un fiume da. Attenzione, c'è un fiume. Tieni il montone. Here's that mutton you wanted. Oh, thank you. You wouldn't believe how popular. And tell Popola I said you got it. Posso chiedervi una cosa? No, non ve la chiederò. Aggirò e basta. E se io non volessi comprare nessuna erba medicinale, ma un'arma? Chi se ne frega dell'erba medicinale per la nostra sorellina? Guarirà da sola. Welcome. Ho 1600 monete adesso, no? Ah, costa 2004, non 1600. Ricordavo 16.000. Ok, niente. Niente. Va bene. Quanto vale il montone? Oh. 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 Thanks. No, no, aspetta. Montun? Andiamo? Allora. Ti prego, sprinta. Pompa quelle coscette pazze. Questo è un nuovo videogioco, Remaster Plus, di uno molto vecchio. Molto vecchio perché ormai ha più di 10 anni. Per quanto definire il 2010 lontano 10 anni, mi provochi delle sensazioni di morte interiore e probabile genesi di malattie somatiche. Iscrivetevi, ragazzi. Allora. No, voglio la lana. Costa di più. Non c'è erbivoro che sopravviverà. Ok, quando scappano non li prendi più. Smettetela di scappare. È carino che il target sia uno scarabocchio. A me non mi sembra uno scarabocchio. Non so se lo vedete su Twitch. Ah, posso anche uccidere senza mutilarlo. Lana! Io già lo vedo. Per fare questa quest devi craftare questo oggetto che ha bisogno di 32 lana, 4 cristalli di quarzo, 8 teste di montone e 170 pesci di fiume. Non ci voglio pensare. Qui abbiamo una... No, non scappate! Ah, ma appare... Non è il target, è praticamente una sorta di aggro al contrario. Nel senso, è che è una reazione del nemico che ti rimane con... Forse è attaccato alla telecamera. Cioè, quando scappano appare quello scarabocchino. Vediamo un po'. Eccolo.
Perché appare quello scarabocchino? Cosa vuol dire? Ah, che è arrabbiato e quindi scappa. Quindi è davvero uno scarabocchio. È tipo il fastidio. Chi è? Ok. Basta. Possiamo comprarci l'arma. L'Apakan. Perché hanno prevista la Nier Draken Saga su Sutorima? Don't ask that. Sì, non fare queste domande. Hai presente il 1400 anni dopo? Tra 1400 anni, esatto. Io arrivavo a 16.000 per lo spadone. Sono in diretta, ragazzi, non sono tutto solo. Quello che accadrebbe tutto solo è un altro discorso. No! Io l'ho platinato automata. Comprando pochissimi trofei, mi pare, tra l'altro. Forse un paio del potenziamento finale di alcune armi. Lo scoppiai molto automata, ma avevo fatto anche una build bella figa, per quanto... Ah, giusto, vendi. Ecco qua, acquista. Ah, scompare, Thanks for your... Vediamo un po' se cambia l'estetica. Vediamo. Carina questa lama. Oggetti. No. Armi. Ok, il moveset non esiste, ma non credo serva il moveset in un combat system come questo. Salvo che poi probabilmente con le armi pesanti cambia, come in automata o con la lancia. Cosa significa comprare trofei? C'è la mia recensione di Nier Automata a disposizione. Salvo che insistiate, ve lo spiego. Hanno le descrizioni le armi? Un kukri enorme, è vero? Non riesco a vederlo. Sto provando a premere i tasti. Non riesco a trovare il modo. Sì, no, tenevo... questo attacco che vedete è tenere premuto il tasto di attacco. Infatti crea nuove combinazioni costruendo una combo. Ah, non posso ancora accedere alle descrizioni, va bene. Dove stiamo andando? Cos'è questo punto azzurro nella mappa? Ah, il punto di salvataggio. Molto, molto Team Ico questo. Viva la biblioteca. Oh no, dovremmo andare a chiedere scusa perché non abbiamo speso tutti i soldi che ci ha donato con enorme gentilezza e carità popola, credo si chiami, in un'arma mortale per uccidere altri montoni. Ok, visto che molti sono dubbiosi, vi rispondo. È possibile, all'interno di Nier Automata, acquistare letteralmente i trofei di gioco come simpatica... denuncia metanarrativa del sistema di gioco nella storia del gioco stesso. Che cosa implico? Comunque, cosa voglio implicare? Con il fatto che c'è un NPC che ti vende un reward fuori dal gioco, ossia quello del sistema operativo della PlayStation, facendo una sorta di correlazione anche filosofica con gli eventi che accadono nel gioco ai protagonisti. Ve la metto così. È una super cazzola. Ma Yoko Taro penso che principalmente viva di questo. Questo è fanservice. Allora. Quindi non sto parlando di quella pratica che esiste, ok? Ossia l'andare in maniera anche un po' cheap su eBay per pagare un ragazzo che ti prende l'account in prestito e ti ottiene dei trofei per te. Cioè, quella è proprio una roba... Ok.
No, non con soldi veri in game, ovviamente. Si parla di moneta di gioco. Comunque, vabbè. Ok. Dove cazzo bisogna andare? Ah, stesso posto di prima. Ok. I delivered the mutton. Oh, and here's your herbs. Great. That should help with the food shortage. And thanks for the herb. That's all for today. Thanks. Va bene. Ok. Andiamo dalla sorellina. Sì, Diotronics, assolutamente. Not so soon, ma accadrà. Sì, Claudio. Welcome home. How did cuz no. I just stayed here all day like you told me to. Ma non è vero, stai mentendo, ti ho incontrato in libreria. I tried reading books, but I finished all of them. So if you have any fun. Well, Popola told me about a legendary flower called a lunar tear. Have you heard of it? That's a silly name. I guess. But people say finding one will make you rich beyond. If I ever found one, I'd buy you so many cookies your stomach would hurt. Stavo per fare una pessima battuta. Stavo per fare una pessima, veramente cattiva. È innecessario, scusami, Iona, perdonami. Perdonami, di cuore. Un cretino qualunque, Darius Gate, Palkesama, Ascari, benvenuti. Benvenuti. Could a lunar tear make me better? Sure. With that kind of money, we could buy the best medicine around. The kind that'll cure anything. No, non credo che l'abbiate capita. No, non è... Forse qualcuno l'avrà capita e intuita, ma non credo. Non lo so, non credo sia il tipo di battuta che si intuisce al volo in questo modo. Però potete provare a dirmela. Iona, what's wrong? It's nothing. Beh, siamo già passati con più modestia a un mattino, non un'era geologica. Okay, I'm off to Populus. See you later. And please stay out of trouble today, okay? Okay. Grazie, ragazzi. Comunque. Ragazzi, la battuta è semplice. La battuta è che questa sta evidentemente ammalata e morente con la tosse quasi di quelle che portano brutti brutti presagi da 1400 anni. Non gli servono le caramelle per avere mal di pancia. E che palle sta biblioteca! Mi piace l'inquadratura che si distanzia mentre corre. Mi sembra di giocare a un MMO. Hey Popola. I do have something, but I'm sure I can handle. Well, you know the little wooden bridge out in the northern... Sì. The one where the pillars all... Sì. Exactly. We had a team... Wait, really? But it's so sunny there. Ooh. Yes, I know. Apparently, one of the carpenters was seriously injured. I'll go take him out. If you're up for it. I'll be fine, Popola. I'm as strong as anyone in the village. Heck,
I killed a bunch of shades by the village. Oh? That's a bit disconcerting. Anyway, are you... Yep. Se mi dai altre 1000 monete d'oro, guarda, ti divento guardia cittadina. Dammi 1000 monete d'oro alla settimana e... a posto. Posso anche smettere di giocare all'avventuriero. Ma quindi di gameplay? Ma quindi di gameplay? Ci si può preoccupare e guardare intorno quando arriva il tempo nuvoloso? È bellissima questa cosa. Ovviamente non c'è meteo dinamico, immagino, ma funziona anche a livello narrativo. È carina sta cosa. Poi sai che potresti combattere se ci sono zone ombrose. No, 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 sì, l'Omega, vedrai all'inizio del live ne parlo, non mi ripeto, ma è tutto all'inizio di questa diretta. Ok, visto che sono arrivate tre domande identiche in 40 secondi, lo ripeto in breve, assolutamente, questi sono due one shot, ma verremo un giorno di nuovo qui a completare non soltanto Replicant, ma tutto quanto. Che voglia. Io sto ancora pensando. Io? Voi pensate che dica le cose tanto per dire, anche se non credo che lo pensiate veramente, ma serve come frase per creare l'effetto successivo. Ma io ho ancora in testa la voglia di giocarmi Trials of Mana Remake. Cioè, ho ancora in testa Trials of Mana tantissimo. Porca miseria, quanta voglia ho di Trials of Mana, non avete idea. Montone! Continuo a pensare dal video che ancora non avete visto perché non è ancora uscito. Perry. Perry. Che insomma, stavo dicendo... che ci siano queste ombre armate. Perché sono armate? Perché hanno armi? Belin però! Attacca! Che pazienza! Violenza. Ok, that's all of them. That should... Sì, e dov'è il carpentiere? Dov'è il carpentiere? Devo fare i ferri al motore? No! Era il... ho fatto il parry, ma ha rotto il parry. Perché questa animazione non c'era prima. Ho parryato, ma è più forte delle ombre. Ha spaccato il parry. Fantastico. Fantastico. Ok. Fantastico. Tiè! Ok. Non c'è fast travel, vero? Mi sa che non c'è fast travel.
Il fatto che non c'è niente da fare tra questi spostamenti. Oh, che bella! Sarebbe bello sentir cantare la bimba, no, poverina. Però sta male, cioè, si impegna un sacco per il fratellone, ma... Io non credo che la differenza di età sia così grande. Ma cosa c'è qua, tra l'altro? Si può aprire? Ho capito! Dammi una gioia! Dammi una gioia! You're back. Hey, Pop. Did everything? I'm fine. Oh, thank goodness. Popola. I know, it's just... Oh, here. What? Go buy something nice. Oh, speaking of Yona. Oh. What? She was supposed to stay home. I think it's okay. About... She was asking about the outside world. You mean outside the village? Exactly. She seemed excited to... She's probably been getting nutty ideas from some book again. Don't worry. I made... Thanks. But she was worried about you. Yeah, I will. Mi dispiace. But she was... Yeah, accelerare così tanto i dialoghi, ma penso che sarebbe terrificante non farlo. Con tutto l'amore che ho per la narrativa, in un tipo di partita come questa, e in generale in questo genere, il doppiaggio di quei dialoghi, secondo me, è delizioso. Ma a volte uno spreco, se sei un giocatore che magari, per quanto apprezzi l'impegno, vuole arrivare al punto. Sono però molto felice che lo abbiano fatto, perché valorizza l'opera. La valorizza in maniera inopinabile, anche se saltate i dialoghi perché li leggete con la mente. Non pensate siano spreco, perché intrinsecamente valorizza il lavoro di interpretazione e di costruzione dei personaggi, rendendoli più vivi. Tuttavia, amico, non andavo per caso. Vediamo com'è. Vediamo com'è. Vediamo se è brutto. Sono curioso. Sono curioso. Vediamo se è brutto. Cazzo, dov'è? Non è in biblioteca, è uscita. Esatto, se li ascolti puoi capire l'interpretazione che anche i creativi che hanno costruito i personaggi vogliono dare al personaggio, il suo linguaggio, il suo modo di parlare, l'accento. Non sempre il testo basta. Bacche. Sì, ma non è possibile. Ma dai, ma non... Ma no, ma... 2010... Cioè, non è questo. Cosa vuoi dirmi, Yoko Taro? Cosa vuoi dirmi? Perché basta una cutscene. Nessun albero merita di essere triste. Oh. Funziona benissimo. Ecco. Esatto. Ecco, perfetto. Allora, facciamo un discorso molto serio. Facciamo ora un discorso molto serio, ok? Rimetto ovviamente le voci, perché non esiste di giocare muto, però sono contento di vedere che funziona, perché i suoni del salto del dialogo sono piacevoli. Allora, facciamo un discorso serio, ragazzi, perché sapevo che saremmo arrivati a questo punto. Ed è un bel discorso, non è di quelli, sono arrabbiato, è bellissimo farlo. Ascoltatemi un momento, ok? Anzi, no, voglio leggere la chat. Visto che molti scherzate, ma siete assolutamente certi sia così, e io con voi so che è così, parliamo del fatto che sia la giustificazione
diciamo, complessiva di questo genere di gameplay da parte della community, che apprezza questo titolo di nicchia, questa opera così particolare, ok? Il fatto che Taro trolli. Il fatto che l'autore ti prenda in giro e ti costringa a fracassarti. Lo spirito. Affinché tu venga preso in giro e trollato da quello che è una estremizzazione del fetch questing dei JRPG. Ok? Ve la faccio semplicissima. Ve la faccio semplicissima, perché esiste anche in automata questa cosa. Ok? Ve la faccio semplicissima. E ve la faccio easy. Perché non è un discorso complesso, non è un argomento delicato. Ok? Non conosco Replicant, non conosco Nier. Ok? Che cosa succede quindi? Se questa estremizzazione, magari anche 10 volte questa, il fare avanti e indietro a casa e popola, negoziante e popola, montone e popola, casa, montone, popola, negoziante, 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 sorella, popola. Cioè, se questa cosa è... No, Gladson. Non stringo. Si fanno le cose bene. Se questa cosa è anche estremizzata, ci sta da Dio. E diventa anzi un ricordo... acuto, cioè da un ricordo dell'acume dell'opera, perché se lo capisci viene contestualizzato e funziona, ecco, dopo hai un personaggio che ti pia per il culo per queste quest. Non sto dicendo che non sia vero, infatti. Ok? Perfetto. Quindi va bene, mettete che esista, funziona. È assolutamente premiabile e fa parte dell'umore e del mood del vai avanti. Toglierò la chat. Allora, dunque, quindi, ricomincio da capo, raga, ricomincio da capo, ricomincio da capo, bene, allora, molto bene, tuttavia, se questa cosa non è per una finestra di gioco breve, e quindi non risulta uno scherzo, ma il gioco intero si basa su questo meccanismo stucchevole, monotono, lento e frustrante, che ora non lo è, ora è divertente, perché è un feeling classico, un po' stancante, ma è divertente, c'è ancora un sacco di cose da scoprire, il combat system ancora non è neanche nato, è bello fare zigzag perché ti guardi intorno, trovi degli oggetti a terra, magari compri qualcosa. Ma se dura così tanto, se dura troppo, se il gioco si basa su questo trolling intero... No, ragazzi. No. No, ti boccio. Cioè, non funziona così. Non è che se arrivasse Hayao Miyazaki a dire voglio trollare la comunità otaku e fan dell'animazione giapponese e vi faccio un film di 2 ore e 50 con 4 cambi camera e 3 still frame fissi con una musica in background e ogni tanto un rutto. Allora, ha trollato! Ha trollato! Ma io ho pagato $11 per vedere questo film. Cioè, non funziona così. Ok? Non funziona così. Cioè, la cosa ha una funzione, un linguaggio e una conseguenza se è in una bolla e ha un obiettivo. Cioè, se Nier Replicant, e, no, e sono sicuro che non lo è, fosse questo zigzag per 35 ore, non è geniale. Capiamoci. Okay. Capiamoci. Questa è la versione breve del discorso. Quella breve e divertente. Poi c'è quella seria e critica da effigie. Ma insomma. Era per semplificare. Allora. Sì, aumentiamo il volume. Giochiamo. Get to the Eastern Gate. E andiamo all'Eastern Gate. Ma prima dell'Eastern Gate io voglio comprare la mappa.
I have to find Yona. Ecco, senza fare spoiler, Metal Gear Solid 2 è molto preciso come esempio qui. Senza fare spoiler, ragazzi, le chiamate codec iniziali durano fino a un certo punto, poi basta. No? Comunque. I should check. Sì, dai, fammi. Ma la mappa! Grazie. Allora. E niente. Non è. È talmente preoccupato che. No. I know Yona means everything to you. Oh. Eh sì, è troppo preoccupato per prendere la mappa. Ci sta, ci sta. È programmato apposta per farti percepire la sua urgenza. Ammazza! What's that? È il fiocco. Porca miseria. I can't believe this. Porca miseria. No, no, ha un feeling un po' da Dragon's Dogma. Anche a me ha dato quell'eco. Anche a me ha dato quell'eco. Grazie, Filippiello. Pensate se durante tutto il gioco, ogni volta che c'è una melodia cantata, ti giri e c'è Devola dietro. Poi ti rigiri e scompare. Sempre, fissa. Che fluttua, levitando. Ok, montone. Ah, montone con le corna più lunghe. Cosa troppo. Carne di capra. Beh, senza mappa esplorare lo trovo per ora inefficace, quindi... Lo so, Berro, non ho dubbi. Ramo di albero. Perché lo raccogli, bimbo? Perché raccogli i rami di albero? NPC, eccolo. Spero che stia bene, comunque. Non voglio avere il dramma all'inizio del gioco. È coraggiosa e estremamente intraprendente. Comunque è dolcissimo da parte sua, solo che è pericoloso. Cos'è, un crollo recente? È un crollo recente? Look at this rock slide. There's no way Yona. Maybe she found some. È a meno che non sia avvenuta dopo che è passata. La storia è molto più potente di quella di Automata. Bello. Non vedo l'ora. Una diga. No, non è una diga, sono mura protettive. Cos'è questa torre? Di pietra. What? Questo è il santuario. Che cos'è il santuario? Che spettacolo le ambientazioni, comunque. Mi piace molto questa foschia. È di cemento armato, è vero, non è pietra, è cemento. È decisamente cemento. La frana. Ok. È tipo una città fortezza. No, perché non è una città, ci sono soltanto degli edifici specifici, uno forse centrale. Quanto ico questa cosa.
Zio Boss di XH, grazie, benvenuto. Addirittura? A parte che questa è un'area di Final Fantasy XIV 1-1 praticamente, ma... Dinanzi a un edificio in cemento armato e circondato da quasi quella che sembra una colossale diga, non mi sarei mai aspettato di vedere un santuario con un albero al centro, una sorta di glorificazione e direi persino divinizzazione di un'entità naturale così casuale. È un albero meraviglioso, ma non è solo qui per estetica, sembra quasi appunto un luogo di preghiera e di esaltazione. Guardate, non è l'unico, a meno che non siano gigantesche radici, no, che cosa sono questi? Che cosa? Qui c'erano state sicuramente vetrate un tempo. È questo l'albero di cui parla il libro che ha donato Popola a Iona? È questo il libro di cui parla? Cioè, questo è l'albero di cui parla? Sì, sono rami, ma non è assolutamente un normale albero, perlomeno non è quello di cui parliamo nelle nostre... Erbe medicinali hanno abbastanza protagonismo, magari. I'm coming, Yuna. Una chiave? Non posso raccogliere altre erbe medicinali? Davvero? Ah, carino, posso premere... Ah no, solo se premo su mi apre il menu. Su e sotto, sinistra e destra no. Sinistra e destra no. Ma... Quindi non posso vedere l'inventario. Ok. Oh. Ma non capisco il bisogno di queste erbe medicinali. Non c'è un'esplorazione libera qua. Continuiamo. No, c'è sicuramente un passaggio che mi sono perso. Ok. Ah, la chiave di bronzo era questa. Oh, carino il cambio di inquadratura. There are shades here too. Ok, dai, per isometrico, non è vero, per verticale. Non sono armate. Poverina. Proteggila, forza. Ok, devo anticiparlo di più. Sì.
sì. Goccia di difesa. Dizionario cross. Ha rubato un dizionario? Questi bimbi hanno però delle zampe animalesche. Hanno delle zampe, non dei piedi. Non posso credere che Yona sia qui, porca miseria. Non può aver superato quest'area, a meno che non abbia un potere che il protagonista non conosce, che in qualche modo la protegga dalle ombre, ma non credo. Ho un brutto presentimento a riguardo. Cosa abbiamo qui? Ho fatto il giro. No, ho fatto il giro. E basta, erbe medicinali. E dai! Dovete anche invogliarmi a fare i ferri. Stivali di pelle? È un materiale, però non un equipaggiamento. Ok, spero che mi stiano dando punti esperienza. Penso di sì comunque. Quindi qua c'era un bonus nascosto. Certo che ti viene preoccupazione di perderti qualcosa. È un labirinto questo posto. In realtà non troppo complesso, perché è come il circolo dei maghi. Per cosa sono questi luoghi? Cosa sono? Cioè, è come se fossero non più in uso, ma. È come se non fossero più in uso, ma erano qualcosa un tempo, sfruttati per qualche ragione, probabilmente magica. Ma e mo che fate? E mo che fate? Ah, quel Perry. Oh, quindi conta come doppio. Di mezzi danni da attacchi fisici per 30 secondi. 30 secondi? Sono un botto 30 secondi. Ok. Oh, eccoci. Doppio parry parziale, esatto. E non erano mobili, a meno che non siano in grado di contenere degli oggetti. Ma non è. Questi sono gli oggetti chiave. Pugnale del Nirvana. Spero che sia peggio di quello che ho comprato. Qua sono potuto passare.
Il sole le sta... Carino. Carina sta cosa. Per quanto riguarda Nier Automata e quante run fare per considerarlo finito, dipende se si intende a livello di completismo o di narrativa. A livello di narrativa bisogna farne tre, ma in realtà è una misconception, è un errore di analisi definire Nier Automata finito dopo tre run. In realtà la run è una. Il fatto che esista all'interno di questa run un paio di end scroll, diciamo, dei crediti, è semplicemente estetica. Non è finita la run con quelli. 4, sì, è vero. Si può dire anche così. Però è un'unica run, semplicemente divisa in parti. La seconda è un pelo mediocre, quasi criminale, però è comunque una brutta parte di una run unica. Aia. Posso leggere la chat in questo momento? Vabbè che abbiamo un paio di erbe completamente abbandonate alle spalle, però... Siamo sicuri di aver fatto... Fatemi vedere. La seconda run di... La seconda parte di Nier Automata è particolarmente mediocre, ragazzi. La cosa che la valorizza è che aggiungono un meccanismo di combat system che è molto divertente e offre delle simpatiche chicche una volta masterizzato, diciamo, appreso e sfruttato in maniera acuta. Per esempio il livello 100, chiamiamolo livello 100, insomma, il livello massimo l'ho raggiunto in quel modo, come tutti penso quelli che sanno cosa può fare un certo attacco, un certo mostro di un certo livello. Chissà cosa rappresentano. Chissà se la loro posizione è qualcosa di casuale e ormai rovinato dal tempo, oppure se erano così anche originariamente. Mi sembrerebbe strano, eh? Masterizzato è un termine un po' maccheronico, però sì. Ah, dobbiamo finirlo? No. Un po' monotonina questa cosa comunque. Vedo che gli piace molto ripetersi a Nier. Cioè. Tiè, con chi credi di avere a che fare? Vabbè, masterato o masterizzato, ragazzi, sono entrambe cose sbagliate. Ehi, mi hai interrotto il ferry all'amico. No. E con Nier non è questione di anni, ragazzi. Non partiamo col dire che i videogiochi del 2010 sono vecchi e quindi qui si vede che è del 2010. Per favore, devo fare degli esempi dei giochi usciti tra il 1997 e il 2010? Ma anche prima. Anche 1990. 91. Allora. Che palle! Non le rompo più le scatole, eh. Oh no, un bivio! Si è confuso. Il protagonista si è già confuso. Oh no! Un bivio! E adesso? No, Automata non ha 26 finali. Automata ha tra i veri finali una ventina di, chiamiamole, interruzioni.
molto smart e molto belle da esplorare. Kick, esatto. Failure state contestualizzati, mettiamola così. Beh, ne è valsa la pena, eh. Sicuramente consiglio Replicant anche alla cieca, chi ha giocato Automata gli è piaciuto, perché l'autore è questo e sicuramente, per quanto sia un pochino meno, pelino meno ludicamente valido, non è un remake casuale questo, eh. Ah, che succede al frame rate? Però ha identità quando cambia l'inquadratura in questo modo, è simpatico che lo faccia. Grazie comunque. Ok, è giusto che te lo dicano. Oh, ragazzi! Oh! Grazie del raid, ma specialmente dopo esserci visti questa stupenda sera passata in Tail in Late. Richard Fraffog. Fraffrog. Grazie. Benvenuti. Vi abbraccio e saluto. Benvenuti anche i ragazzi che erano con voi qui da Mike. Grazie. Speriamo di avere altre chance. Ok, let's go. Vediamo un po' se dobbiamo piangere per qualche ragione terribile e il nostro protagonista diventa quello occidentale di Gestalt perché gli rode troppo. Vabbè, ok, chiamerò così l'episodio di Sutorima, ragazzi, cioè, merita un titolo. Attenzione, attenzione, abbiamo un'erba diversa. Anche se l'antidoto è un medicinale. Per ora non posso far Moth, ma ho preso atto del fatto che queste descrizioni esistono e grazie di dirmi che evolvono se utilizzate. That ladder's broken. I could probably get up there if I... Oh no. Quindi quelli in realtà sono puzzle nascosti. Oh. Sinistra e destra non sei abbastanza forte, ok. Sì, sì, Automata lo consiglio assolutamente. Perché sì, rispondo al moderatore. E ufficializzo, mi sa che l'avevamo parlato prima, ma è vero, domenica non c'è Dark Souls, vero? Vediamo se riesco a trovare. Non riesco a trovare quando l'avevo scritto, ma sì, questa domenica non c'è Dark Souls perché Sidonia è occupato. Ok? Avremo la live delle 10:30 di The Binding of Isaac. Figuratevi. Anzi, grazie come sempre. Però stasera abbiamo la kick. La nostra partita notturna. Ok. Siamo chiaramente in delle rovine. Un salvataggio. Esiste l'auto. Esiste il salvataggio automatico, perché io qua ho shortcut? No.
is it with these things? Non lo so. Che diavolo? A parte che sono bellissime, perché sembrano uscite da un film di Miyazaki davvero. Sono faccione con i denti. I don't have time for this. I have to save Yuna. Give her back. Get out of my way. Give my sister back. Perché addolori? For the love of all that is holy, would you please stop pounding me? Ha dolori muscolari? Si è alzato lamentandosi. Si è stancato alzandosi il libro? Then move! Yoda! By the heavens, I have never been treated in such a manner. I am a being of incalculable importance. Yet you approach me as a common cockroach. Yoda, say something! Yoda! Yoda! This is why I loathe dealing with people. Now see here, I admire your pluck. One young man going it alone against impossible odds. Come on, Yoda! But such a plan is incredibly foolish. You stand in the presence of ancient wisdom. I am a text of the darkest, most arcane type, and I could be of great assistance to you. You're a what? Indeed, I could swat these mindless creatures like mere flies were I so inclined. I am Grimoire Vice. My very name brings kingdoms to their knees. I will grant you one final chance. Bow your head and accept my power, or go it alone and fail. There. So how do we save Yoda? Once I destroy these shades, the magic barrier preventing your passage should simply disappear. You can really do that? I am Grimoire Vice. My very name brings kingdoms to their knees. Then do it already, Vice! You will refer to me by my full and proper name. Just keep coming! You should not have turned your blades on me, foul creatures! With a single word, I, Grimoire Vice, shatter the very universe itself. Now, prepare to... Prepare to... Oh dear? It seems that the frantic bludgeoning you gave me earlier has caused my memory to escape me. Are you for real? You are not nearly as helpful as you claim to be. Near. Did you just suck the blood out of those things? Bloody sound, sounds are words, and words are power. Okay. Is this memorable? You all right, Vice? Hang in there. It would seem I can regain my powers by defeating these monsters. Aya.
Questi mostri sono parte del suo potere. Magic? Magic indeed. This is the true power of Grimoire Vice. Hold on, Yona. I'm coming. This. Is that all of them? Ah, queste ombre sono molto legate a Vice. Colori diversi. It seems our task is going to be more difficult than I first envisioned. Stay calm. The man who keeps his head in a fight is the one who emerges victorious. Ehi, il mio Perry? Ah, ho sbagliato tasto. Still, dealing with both of them at once may prove to be a daunting task. It's a defensive barrier. That sounds bad. Beh, no, ci aiuta. Like I said, bad. No, è comodo. The enemy cannot move so long as the barrier is in place. Focus your attacks on the other. This is madness. You fight like a one-legged chicken. Can you maybe be quiet for a second? Now, put it out of its misery. Oh. Oh. More of your power? It would seem so. Are you sure you know what you're doing? Take heed! The one-horned statue has gone berserk. Attack with all your might. Attento. Si è accorto che l'altro è morto, eh? Hanno volontà. Non sono golem e basta. Figata! No, no. Mi basta fare il parry a quello grosso. Vieni qua. Figurati. That statue does not look happy. Ma quanto forte.
didn't mean to. I just wanted to help. Sì, ma ti stavano proteggendo oltre il grimorio su un altare. Vale la pena farsi qualche domanda, sorellina. I'm the one who's sorry. You must have been scared out of your mind. Perhaps we'd best depart, hmm? The shrine's about to collapse. Perché lei era sull'altare del santuario? Chi è Yona? Perché? E ora il grimorio è con noi. Io continuerei a correre visto che sei su un ponte di legno, ragazzo. You're faster than I thought. Ma schizzavo come una lepre prima. But I couldn't find a lunar tear. Oh. I'm so sorry. I just wanted to make you rich and get rid of this disease. I'm sorry. Non credo sia possibile non prendere il libro. Però forse succede qualcosa per cui ti forzano a prenderlo. Yona, what's going on? Non si ricorda nulla, quindi. Ha toccato il libro, evidentemente. Carino i caricamenti col diario di Yona, comunque. She has the black scroll. La necrografia? Yeah. Necrografia. È una scrittura necromantica. Quindi il grimorio che tipo di arcanismo contiene? When did this happen? The weird coughing started about a month or so ago. No, ma la tosse non riguarda questo, credo, no? O forse sì. The disease curses the afflicted with strange runic symbols that gradually spread over the entire body. Quello pensavo, Dario, sì. And I fear it is fatal. Ma non credo, perché è molto di più, molto di più. Yeah. Oh, Yona. Come. Come. Huh. Huh. Basta. Bellissima live. Lo giocheremo un'altra volta prima di chiudere la one shot. Voglio vedere se il prologo prosegue ancora prima che il videogioco si apra di più. Bello. Comunque. Ha un bel carattere. È un gioco con carattere. Decisamente. Decisamente. È già pronto, o quasi, il video per YouTube e ne riparleremo, ragazzi. Vi ringrazio di cuore della compagnia in questa live extra e, se vi fa piacere, ci rivediamo alle 21:30 per Dark Souls con Sidonia, perché ci saranno cosine da dire a riguardo. Per ora sarà una one shot. Per ora sarà una one shot. Quindi io vi saluto. Vi auguro buona cena, ovviamente. E, visto che ci siamo, vi mando per la pappa dalla mia compositrice che sta giocando The Binding of Isaac. Quindi magari vi divertite un po', se avete la televisione o il PC vicino a dove si pappa. Grazie di cuore. Siete stati meravigliosi. Shinichi, Tetsu, Onibaka, grazie. E a più tardi. Di cuore.